Grazie, dottor Vittorio. Grazie. Io credo che il ministro ha parlato anche di eventuali rimodulazioni del testo che è stato presentato, anche alla luce di nuove considerazioni, visto che abbiamo anche addirittura di modificato il termine da consumo, anche se l'ho detto non l'ho anche per voler eliminare sostanzialmente lo spreco. In realtà questa è una provocazione giusta, secondo me, per il ministro, perché il termine di consumo ci chiama la mente anche delle eccezioni negative, no? Della attività negativa. La mente, vuol dire, un'attività legata alla perdita di una risorsa di quando si deve recuperare, si perde tempo, si perde lo spazio, si perde anche i rapporti umani, si perdono tante cose, si consuma. Quindi questa provocazione al ministro mi sembra abbastanza giusto, perché se pensiamo e ragioniamo sulle città, che si verificano, che sono tutti gli insieme dell'Istituto Nazionale Urbanistica, pensiamo a questo termine non con questa eccezione negativa, perché la città è una dimensione più straordinaria dell'uomo, la città è un organismo che contiene la vita delle persone, per cui se pensiamo alla città del passato pensiamo anche a un consumo del suolo con un'accezione di tipo diversa, cioè un consumo ragionato riguardo alle esigenze funzionali, non solo, cioè al diritto delle persone, al diritto alla casa, al diritto alla salute, al diritto all'ospedale della città, al diritto al lavoro, alla fabbrica, al diritto al tempo libero, agli spazi di uso. E abbiamo anche costruito la città di Tatane con questa idea spesso di diritto da solo di tipo funzionale. Questo in effetti ha accelerato in termini anche più generali quella che è, diciamo, la società negativa del consumo del suolo, perché riferendosi solo a questa attività funzionale abbiamo trasformato le nostre città con questa idea di città diffusa, una città che si ampliava sempre di più, riferendoci a questa città spesso le tratte dell'assistenza funzionale, per esempio di biologia, la casa collettiva, i quartieri popolari, le fabbriche, i quartieri industriali, queste città, queste urbanistiche di tipo monofunzionale che ha provocato tante problematiche che non ci sono senza quella qualità. Quindi il problema è che il consumo del suolo non può essere riferito non solo ad una accezione funzionale della città, è perfettamente portando una percezione negativa, non legata alle aspettative più intime, più culturali dell'uomo, perché abbiamo, ripeto, secondo me una tradizione millenaria anche nella nostra città costruito, capiamo che la città non è un territorio di funzione, se non abbiamo un capannone per la casa, un capannone per la salute, un capannone per l'industria, un capannone per il commercio, abbiamo una città che ha utilizzato sapientemente quella risorsa che è il suolo, che oggi, se ci vediamo la città di città passato, ha creato delle grandi opportunità, non solo per quelli che vivono più tempo, ma anche per le generazioni successive. Quindi le aspettative degli uomini non sono solo quelle funzionali, legate al momento, legate, diciamo, alla risoluzione di un problema del tempo niente, ma la serie molto più india, insomma, veramente architetti, sapevo che non era possibile questa troppo con la sostenibilità, ma si serve, perché se vediamo la città del passato è una città sicuramente più sostenibile delle città contemporanee, che aveva una logica di funzioni, di tipologie, le persone vivevano in quei luoghi e vivevano in uno stato in una situazione completamente diversa,
sostenibile, con l'uomo erano anche uomini dotati di trasparenza, di società private partecipavano a queste idee, con l'edificio, con le facciate di legge, queste città che hanno portato su questo sono diventate città che hanno generato ricchezza per il territorio, quindi anche per il resto, quindi hanno cacciato, quindi questo vuol dire che il nostro piano grandissimo, il piano che ha consentito di costruire una città particolare, che è sostanzialmente un piano regolativo, con dei principi che regolavano tutti i rapporti che dicono a costruire, quindi che sarebbe aiutato insomma a dare i permessi, prima le condizioni edilizie, i permessi di costruire, è stato un piano fondamentale, del nuovo abbiamo avuto un successo dell'urbanistica degli ultimi 70 anni che ha trovato città per riferire nel nostro territorio, di cui loro ci sono le conseguenze, gli interventi economici, perché non so se dovrebbe essere per le turistiche rispetto a territori che sono stati assolutamente saccheggiati, quelli che sono sulle coste, quelli che sono sul territorio, insomma, sono mangiati per questo esercizio delle città. Ancora siamo un grande paese perché abbiamo tantissimi centri storici negli Italia nel periodo precedente. Questa idea di città, di capisci come dovrebbe per dire che non possiamo noi con l'ostruzione scindere un concetto di quello del consumo del suolo, con quello di un'idea più complessiva che riguarda la necessità di usarsi di nuove norme urbanistiche per il futuro della città. Non è solo un problema di consumare meno suolo, ma anche con le parole del ministro, tema di non sprecare, cioè utilizzarlo bene, utilizzarlo sotto città, quello che va utilizzato. Noi oggi abbiamo già una città che è costruita. Abbiamo delle norme urbanistiche che si riferiscono al 1942, il urbanistico nazionale, che è molto altro come anche siamo nella passata legislatura, abbiamo anche avuto insieme a Lino, insieme anche a Lancia, abbiamo avuto modo di discutere su alcuni temi, questo riguardare la modifica complessiva di un piano normativo che era destinato alla crescita della città italiana, che ha poi creato le problematiche con questi piani, di questo regolativo che esiste ancora oggi, anche in riguardo, si interviene sempre per riferimento a una casetta di attrezzi che non è più quella utile per riformare, diciamo, per pensare a processi sumamente nuovi che oggi per esempio vedono anche insieme ad ANCI promuovere l'attività per pensare che oggi i costruttori pensavano di realizzare dei processi, all'interno della città, delle attività legate magari all'incremento della rendita immobiliare, senza preoccuparsi dei principi di sostenibilità, di qualità. Oggi questi principi penso non sono più, neanche il mercato per realizzare nuovi mobili, per realizzare nuove case. Allora c'è un'esigenza comune, pure di vedere una norma complessiva puntando a criteri più complessivi che fanno la rigenerazione urbana, la trasformazione della città, per cui dobbiamo anche dire appunto con decisione anche un'idea di rottamazione, di demolizione di tante cose che sono state fatte negli anni passati e che non hanno assolutamente penso ragione di esistere in una logica quando si guarda a criteri di qualità, di sostenibilità ambientale, sostenibilità energetica, di rigenerazione. Quindi è chiaro che se parliamo di città di consumo di uno, di consumo del territorio, dobbiamo insieme parlare di possibilità di semplificazione anche delle norme che possano portarci a progetti di rigenerazione urbana che siano diciamo, compatibili con i processi di trasformazione della città, che abbiamo per esempio nello stesso legato ai processi psicologici,
delle norme che sono dell'autore superiore dell'urbanistica, sono norme di tipo vincolistico, abbiamo vincoli paesaggistici, abbiamo vincoli monumentali, abbiamo vincoli geologici, abbiamo vincoli che sapete non c'erano neanche i beni certi. Abbiamo definito cosa legato a questi criteri di 60-70 anni, noi dobbiamo portare dei pezzi città delle opere pubbliche, perché qui però ci sono edifici popolari, identici, veduti, senza servizi, senza attrezzature, senza una riconoscibilità orale, dobbiamo portare dei pezzi città di cui dobbiamo consumare, a creare all'interno di queste periferie per però allontanare le abilità, diciamo, questi quartieri, trasformarli in un'altra sì, forse è un'altra densificarli, quando poi oltre origini sociali, come le famiglie, in alcune situazioni dove non vedono la città sono state trasferite per 50-60 anni, sono solo di livello più basso, ma addirittura di una zona finita, quindi creando problemi di sicurezza locale, di sicurezza sociale, quindi ecco, ci sono dei processi connessi, però noi non possiamo cambiare con un approccio di tipo regolativo, cioè non si può fare questo, ma no, dobbiamo affrontare la dinamica in una visione più complessiva, che è quella che ha dato forse solo la Grecia, peggio l'Italia degli 60-70 anni, però l'Italia invece ha la possibilità di avere sotto 1000 comuni, 6000 centri storici, che sono una grande esperienza culturale, storica, artistica del nostro paese, e quello è un approccio, seppure non c'erano questi criteri, nel momento, i centri storici spesso sono stati realizzati con successivi interventi delle stratificazioni storiche, quindi bisognerebbe anche, se non muovere dei culturali, inserire altri. Adesso c'è un contratto che è giusto, la tutela per esempio non solo passiva, deve essere una tutela attiva, perché altrimenti se noi abbiamo il nostro patrimonio immobiliare non recuperabile in funzione di tale, quel patrimonio non esisterà più, è una risorsa del passato, ma è una risorsa forse unica che abbiamo per recitare il futuro, quindi non esisterà più, per anche con un processo culturale che ci sono protagonisti anche nella cultura contemporanea, con opere di qualità. Il processo di crescita di regolativo è stato fatto. Cioè le nuove urbanistiche delle distanze hanno prodotto questa città contemporanea che oggi critichiamo e dobbiamo risolvere. Quindi noi abbiamo bisogno di tornare all'approccio contadino, perché è un approccio contestazionale. Che non guarda solo a quelle che sono esigenze immediate, ma guarda le città che ci servono a spostarsi con l'auto, con queste macchine spostate del traffico che le attraversano, e veramente hanno capito che più queste strade diventano larghe, più erano tempi di auto, quindi la mentalità. Quindi non si risolve come il traffico aumentando le strade della città, si risolve una cosa, vivendo la strada della città con la parte comunitaria, con la regionale, seguendo le parti città ai cittadini che vivono oggi e pretendono anche perché sono dunque di queste attitudini di catena più consolidate di non trasformare la città con questi criteri, non sono quelle esigenze attuali, ma sono quelle esigenze che vengono qui, le aspettative molto più virtuose. Quindi c'è un processo complessivo al quale dobbiamo puntare, che ovviamente non esclude anche la salute delle città, delle persone, la città, come dicevo prima, è la più grande dimensione dell'uomo, che è la collettiva, le persone, gli uomini, però le persone di queste città che sono i luoghi più inquinati del mondo. Le persone ci vivono dopo quello che vivono nel secolo passato, ovviamente. Ma gli ultimi 30 anni sono quelli del decadimento attivo e se non c'è una qualità, cioè pensiamo che le persone abbiano
media statale circa, se non altro, c'è infatti una sorta di ragazza ormai fra chi si occupa di salute, chi si occupa di città, la prevenzione primaria si può fare solo con le città. Si può fare di modo la persona sul percorso di legge per evitare il traffico regolare ambientale, stimolando a camminare, non sapere la mezzi sostenibili come la bici, perché questo quindi riduce le rischi di malattie cardiovascolari, riduce i rischi di malattie legate alle diabete, fattori come il colesterolo, quindi noi abbiamo questa idea di città che dobbiamo portare avanti, e secondo me continuano sempre affrontarla con delle leggi e con delle problemi dei singoli, perché altrimenti ci facciamo quell'approccio regolativo, normativo che ha prodotto quelli più di italiani i problemi che conosciamo. Dobbiamo pensare ad un criterio diverso, che è un criterio di qualità, di ricerca come sia, ma anche futura, per le generazioni successive, per quello che è la sostenibilità, pensare in modo non egoistico quello che serve adesso, ma quello che servirà. Lasciare la stessa contatto per le risorse che diventano con di noi, perché in questo modo cominciamo anche la ricchezza, perché di qua produciamo opportunità di lavoro, di occupazione anche per i nostri giovani, produciamo l'idea allora più grande del nostro paese. Quindi la proposta di uno dei comuni, quella del comune, siamo assolutamente d'accordo su questa idea, questo problema del ministro. Di spreco, di evitare lo spreco, ma che quando prendiamo di suolo per le città, vuol dire un utilizzo consapevole, orientato questi criteri di qualità, di sostenibilità, di visione strategica del futuro delle città che non possono prescindere dal futuro della visione più complessiva orientata verso processi che purtroppo per noi non sono previsti, per noi spesso sono solo applicate a principi come carico della concorrenza, ma che dovrebbe essere gli strumenti, perché l'obiettivo finale non è stata qualità di quello che si realizza, anche durante la vita. Quindi il punto è trovare il modo di, nella Roma di inserire una visione complessiva che non possa prescindere dall'attività che sono necessarie per i comuni, ma quelle che devono venire centri storici, nelle reti ecologiche delle città, con delle procedure che in qualche modo lasciano ai sindaci la possibilità di realizzare ma per portare un processo dalla sorta della programmazione, dalla prevenzione all'esecuzione, sono attuali, soprattutto in codice di scrittura, l'impossibilità di portare nuove esecutivo, per il momento passa più di un mandato al sito. È vero che la vita della città è molto più lunga di quella di un uomo, perché non c'è quella di un mandato al sito, però se non diamo ai sindaci e ai comuni gli strumenti anche che possono semplificare, possono portare un'altra visione, cioè uno codice di attenzione che è perfettamente anche il Ministero delle Culturali legata alla conservazione di alcuni edifici. Benissimo, la volontà si è trasformata da attiva a passiva, dobbiamo pensare che in alcuni casi quando non ci sono delle situazioni tipo rilevanti dal punto di vista architettonico, artistico, paesaggistico, è necessario allontanare. Noi abbiamo un patrimonio immenso, molto più negli ultimi anni che avrebbero ricostruito, tra l'altro questo è un nuovo orizzonte anche in termini di busto edilizia, che è questo cosa dovrebbero fare, per esempio, professionisti, architetti, ingegneri, quelli che operano, questo io farei anche un po' di costruzione, che occupa di attività di busto edilizia. Dobbiamo orientare, possiamo crescere a secondo, in termini virtuosi, che erano proprio della città del passato, che non va a guardare di gli strumenti regolativi legati per sentire le regolatori, però seppure c'è un processo di costi, ci sono società che anche spontanei, ma legati alla riduzione della cultura, per la vita di chi amministrava, cioè
quartiere di Mecenate, e poi un'ala era il negozio di San Divino, quindi era un processo culturale diffuso che insomma incentrato sul criterio di qualità e sostenibilità di uno che si tenga questo terreno, e che erano secondo me che dobbiamo riprendere, dobbiamo inserire in un contesto normativo più alto, che non si può fare un divieto o un nuovo suolo, perché è molto importante il suolo, e che diventi un processo, un'occasione per il comune, per i sindaci, ma soprattutto per i cittadini, di esigere un sistema del tessuto della città, alle stesse che conta il comune. Grazie. Quindi abbiamo questo culturale, dovremmo inserire insomma,
questa idea della vigenza urbana come occasione di ripensare la costruzione della città, altrimenti noi non possiamo dire, dobbiamo, non si può consumare il suolo, non si può rigenerare neanche quello che esiste, perché ci sono tutta serie di problematiche legate alle norme e vincoli, e non semplifichiamo queste procedure, vuol dire che praticamente avremo un blocco totale del, non solo degli investimenti degli aerei operativi, ma anche di quelli che sono gli investimenti privati, che potrebbero invece essere controllate, perché il soggetto si ignora tra chi si occupa di città e chi si occupa di investimenti. Anche i privati hanno capito che i cittadini vogliono vivere in luoghi che siano ben ambientati, quartieri vivibili, che non ci sono problemi di mobilità, perché c'è tutti gli edifici che hanno l'efficientamento energetico, cioè quindi c'è una unità di intenti anche che prima non esisteva, perché nel momento della speculazione edilizia ovviamente molto anche di quelle momenti, anche di quelle teorie, diciamo, di quelle ideologie, tipo la casa collettiva, più si continua a questi quartieri popolari. Pensato. Oggi questo processo è pensabile, però dobbiamo avere un impianto normativo che ci consente, che ci possa consentire di utilizzare le risorse strutturali che abbiamo, che provengono dalla finanza, che sono moltissime a disposizione anche di chi vuole investire nel patrimonio immobiliare, nei comuni, perché adesso magari queste sono città come Milano, come Roma, come città turistiche. Perché questo consentirebbe veramente al paese di decollare. Questa è una delle grandi tematiche che viene trascurata dal dibattito politico e che invece nella paese europea, come ripresa, è modificata, anche no, in assenti non solo economici, ma anche culturali, in questo paese, perché lui si è fatto. Quindi se riportasse di che sono sostenuto lui queste tematiche, all'ordine del giorno per il paese di crescita positivo e